spazio anche allo sport. Ancora si parla di sport, ritorna lo spazio per gli appassionati di motori, perché oggi ritorna la Formula 1, che questo weekend corre appunto il Gran Premio di Turchia, partenza prevista alle 14 sul circuito di Istanbul, da seguire ovviamente anche in diretta su RTL 102.5 con la voce di Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, che questa mattina ovviamente è in diretta con noi. Buongiorno Carlo. Ciao, buongiorno. Eccoci Carlo, allora innanzitutto quindi che clima si respira, e soprattutto ovviamente c'è Verstappen che parte dalla prima fila ed Hamilton che si prepara un'impresa importante. Beh, intanto abbiamo visto una pista quest'anno completamente diversa dall'anno scorso. L'anno scorso era una pista molto scivolosa con un asfalto pieno d'olio, e con la pioggia era diventato davvero ghiaccio per tutti i piloti. E già l'anno scorso Hamilton lì fece un'impresa, perché dalla sesta posizione andò a vincere e conquistò proprio in Turchia il suo settimo titolo. Oggi Hamilton partirà dall'undicesima posizione, perché in casa Mercedes hanno sostituito il motore sulla sua macchina, e quindi dalla pole position, 10 posizioni di penalità, ed ecco che partirà lì dietro, con Verstappen che però si trova a Valtteri Bottas, il compagno di squadra di Lewis Hamilton, a fargli da marcatore, perché Bottas ha fatto il suo, ha fatto il secondo tempo in qualifica, ma questo secondo tempo è diventato pole position, ma Verstappen è lì attaccato. Ma soprattutto c'è Leclerc che è in terza posizione, ed è quello tra tutti quelli lì davanti che ha meno da perdere, quindi secondo me è una gara assolutamente da seguire oggi, da vivere, per la rimonta di Hamilton, perché dovrà farla, per Verstappen che sta lì un po' una via di mezzo, attaccare o... Abbiamo perso Carlo. Sì, vabbè. Cos'è successo? Chiediamo alla regia di restaurare il collegamento. Tra l'altro, a proposito di Leclerc, terza posizione, quindi seconda fila per lui alla partenza di oggi del Gran Premio di Turchia, sulla Gazzetta dello Sport ha rilasciato un'intervista e dice: spingerò per vincere grazie a Carlos Sainz per la scia in Q2, un bel gioco di squadra. E insomma, questa è un po' la situazione. Dicevi Carlo, ti abbiamo recuperato di Leclerc. Vedi, bisogna oggi non avere questi problemi di affidabilità. Deve funzionare tutto alla perfezione. Tipo la linea che cade, ecco. perché Leclerc parte lì, è quello tra quelli lì davanti che ha meno da perdere, perché sì, è vero che c'è la sfida Ferrari-McLaren per il terzo posto nel mondiale, però io credo che quando puoi annusare la vittoria... provarci è un obbligo per chi guida in questo momento per la Ferrari, anche da un punto di vista emotivo. Io credo che chiunque adesso tifoso della rossa non stia lì a pensare: ma sì, gestiamo la terza posizione, la quarta, così facciamo più punti della McLaren, ma tutti vogliono vedere un Leclerc assolutamente d'attacco. Dovrà stare attento, perché comunque quest'anno ha commesso già degli errori che poi sono costati cari soprattutto a lui, perché è andato a casa con 0 punti in quelle occasioni nelle quali poteva fare un bottino pieno, però insomma molto interessante vederlo lì terzo. Ieri giro stratosferico, stavi dicendo giustamente del grande lavoro di squadra fatto con Carlos Sainz, che già era penalizzato, già partiva dal fondo e quindi è stato messo in pista al momento giusto per tirare una scia perfetta in un momento di difficoltà della qualifica di Leclerc. Poi si è messo in quei 3-4 in Formula 1, che quando arrivano all'ultimo colpo o quello o niente, in quello fanno la differenza, e uno di questi è Leclerc. Carlo, perdonami, adesso però ho bisogno uno spiegone, proprio da femmina, sì, che non sa cambiare una ruota, perché allora Hamilton ha perso 10 posizioni per aver montato il quarto motore, mi devi spiegare perché e come funziona. Sainz invece parte ultimo per aver sostituito l'intera power unit, sì. Anche Ricciardo così. Tra l'altro sembra che la volesse. Che cosa sono queste cose strane? Il quarto si possono cambiare i 3 motori, il quarto non va bene? No, se vuoi, se abbiamo tutto il giorno. No, tutto il giorno no, abbiamo un minuto e mezzo. Allora, provo a farla veloce. E tanti ieri ci hanno scritto, anche venerdì, quando si è saputo di Hamilton che prendeva 10 posizioni, ci hanno detto: ma perché Hamilton 10 e Verstappen che ha cambiato il motore l'ultima gara, o Leclerc ultimi o Sainz ultimi? Perché questa power unit, quindi questo elemento, questa unità che spinge le macchine in Formula 1, che è una cosa bestiale, è di fatto un motore ibrido. Quindi un motore ibrido è composto di più parti. Una di queste parti è
il motore, un'altra è la parte ibrida che si chiama MGU-K, poi c'è la MGU-H, la batteria, la centralina, lo scarico, quindi quando si va il turbo, quando si va a cambiare uno di questi elementi si prendono e si va oltre a quelli concessi, perché sono concesse tre, ad esempio, tre motori per fare tutta la stagione. Quando tu arrivi al quarto motore scattano automatiche le 10 posizioni. Se tu oltre al motore vai a cambiare un altro componente diventano 15 posizioni. Se vai lo stesso weekend a cambiare un terzo componente e vai in penalità anche con quello, parti automaticamente dal fondo. Quindi è un po', sì, è un po' complessa questa parte qua, però sono dei motori eccezionali, è un ibrido fantastico, sì. Tutti si riempiono la bocca con l'elettrico, ma l'elettrico vale l'8% al momento di tutto, l'elettrico con lo smaltimento delle batterie sarà più inquinante, ma tutti si riempiono la bocca con l'elettrico perché fa moda. Il litio per fare le batterie è molto più inquinante del resto, il futuro anche per la Formula 1 è il carburante biologico, quello che già c'è ad esempio a spingere nuove compagnie di autobus senza fare pubblicità. Ok, perfetto. Chiarissimo. Allora, grazie Carlo Vanzini di Sky Sport, ti ritroviamo presto ancora per commentare, oggi appunto il Gran Premio di Turchia da seguire, come detto, anche su Sky Sport Formula 1. Grazie, buon lavoro. Alle 14, buona Formula 1 a tutti.